cambiamenti culturali che avvengono e che determinarono una perdita dei testi o sopravvivenza di testi, e quindi abbiamo detto del passaggio dal rotolo al codice, dal papiro alla pergamena. Abbiamo parlato della crisi del terzo secolo e poi della ripresa scolastica nel quarto, con dei programmi scolastici sostanzialmente definiti che determinarono la sopravvivenza di certi testi, prego, e la perdita di altri. Ora andiamo in un mondo, diciamo, un po' più sconosciuto, perché secondo me quello che vi ho raccontato la volta scorsa era più o meno abbastanza noto, magari per informazioni sparse. Qui andiamo verso un mondo decisamente sconosciuto. Allora, Bisanzio è un po' un buco nero, soprattutto della scuola italiana. Nel senso, sì, è vero, in 476 crolla l'impero romano, generalmente si dice, non si dice che crolla l'impero romano d'Occidente, crolla l'impero romano, e boh, sì, in Oriente resta, se ne parla poi per Giustiniano, ogni tanto rispunta, se ne parla per Giustiniano, se ne parla per le crociate, e poi la caduta, a un certo punto ricompare la caduta, l'iconoclasmo, magari qualche libro parla dell'iconoclasmo, nient'altro. In realtà l'impero romano d'Oriente, che sopravvive oltre, no, non oltre, quasi esattamente 1000 anni, 980 anni all'impero romano d'Occidente, fu fondamentale per la sopravvivenza della cultura greca, e fu anche un mondo, vabbè, io mi sono laureata in letteratura, in filologia bizantina, dottorato, e quindi ovviamente mi piace il mondo bizantino, ma è un mondo che è stato vittima di tanti pregiudizi e di poco studio, soprattutto nel corso dei secoli. Bisanzio è stata etichettata come, no, bizantini, gente che trama, che ama la diplomazia, è vittima del pregiudizio latino, del fatto che i greci sono astuti e mendaci, è passato anche a Bisanzio. Più di quello, più o meno, in genere, nella Vulgata non si conosce, perlomeno io quando sono arrivata all'università questo era quello che più o meno conoscevo di Bisanzio. In realtà, come vi dicevo, è un mondo estremamente interessante, anche perché animato da dinamiche culturali, politiche e sociali che lo rendono sotto un certo punto di vista molto interessante per la modernità, perché a modo suo, e poi vedremo come, era una società meritocratica e una società che guardava molto alla tradizione, alla preservazione del passato e alla cultura umanistica come strumento di formazione della classe dirigente. Quindi a Bisanzio ci sono in nuce alcuni di quei concetti che poi passano nell'Occidente, che poi ritroviamo nell'Occidente con l'umanesimo, e che dall'umanesimo poi andranno avanti. Intanto Bisanzio, bisogna capire che cosa sia. Bisanzio, appunto, ufficialmente il mondo bizantino nasce nel 336, quando viene fondata Costantinopoli, cioè quando la vecchia colonia greca di Bisanzio viene rifondata dall'imperatore Costantino per farne la propria città. Un'altra Roma, una seconda Roma, una figlia di Roma, che presto entrerà in competizione con Roma. Però è molto discusso su quando nasca l'impero bizantino, Bisanzio vera e propria, perché intanto l'impero romano sopravvive appunto fino al 476, però a partire dai figli di Costantino comincia ad essere diviso, no, il potere tra due Augusti, in un impero d'Occidente e un impero d'Oriente. Piano piano le sorti si separano, ma ancora dopo la caduta dell'Occidente, quindi dopo il 476, si riconosce, i regni romano-barbarici, i cosiddetti, riconoscono che sono sotto la tutela dell'imperatore d'Oriente, che è considerato l'unico imperatore di un impero romano che formalmente in realtà ancora esiste. Tant'è vero che Giustiniano poi nel VI secolo cercherà di ricostruire tutta l'unità, quindi guerra contro i Goti, guerra in Spagna, guerra contro i Vandali per ricostruire l'impero. Molti sostengono che Bisanzio, diciamo l'impero bizantino vero e proprio, nasce dopo Giustiniano, quindi nella seconda metà del VI secolo, inizio del VII secolo, con una crisi fortissima che investe sia l'Occidente sia l'Oriente e che porta i due mondi a separarsi definitivamente. Che cos'è che ci fa dire Bisanzio? Che cos'è Bisanzio? Tre concetti.
un mondo di fede cristiana ortodossa, e nell'880 e qualcosa ci sarà poi lo scisma con la Chiesa d'Occidente, quindi il patriarca di Costantinopoli affermerà la propria autonomia rispetto al patriarca di Roma, perché secondo il Concilio di Nicea c'erano 5 patriarchi equanimi: Roma, Costantinopoli, Antiochia, Alessandria Gerusalemme. E Gerusalemme, grazie. Il vescovo di Roma affermava il suo primato, il patriarca di Costantinopoli non voleva sottomettersi, alla fine le due si divideranno. Però essere romaioi, i bizantini non si definiranno mai bizantini, loro erano romei, cioè romaioi detto con la pronuncia moderna del greco. Essere romeo significava innanzitutto essere di integra fede cristiana ortodossa. Significa un sistema giuridico dominato dal diritto romano, con il codex, il grande sistema del corpus iuris civilis di Giustiniano, si organizza e sistematizza tutta la tradizione giuridica romana e quella sarà la tradizione di riferimento. Quindi, ufficialmente, a livello ufficiale, Bisanzio non è niente di diverso da Roma a livello giuridico, perché l'imperatore, per essere tale, deve essere acclamato dalle truppe, deve essere riconosciuto dal Senato, deve essere acclamato dal popolo. Esattamente la formula che c'era a Roma. E il principio dinastico, cioè del passaggio di padre in figlio, varrà in certi periodi, ma non in altri. In altri varrà il principio della scelta del migliore, in altri le usurpazioni, il preso del potere con le armi, eccetera. Cioè non era un diritto che si passava di padre in figlio, non necessariamente, non legalmente e costituzionalmente. Il terzo caposaldo è la cultura, io ho scritto greca, ma avrei dovuto scrivere la cultura greca classica. Quindi il bizantino si riconosceva come erede della Greci classici, erede di Platone, erede di Sofocle, erede di Aristofane, erede di Elio Aristide, quindi anche della rinascita culturale di cui abbiamo parlato, cioè della seconda sofistica. Questi sono i tre elementi che caratterizzano un bizantino. Il mondo bizantino poi quali caratteristiche ha? Il cosiddetto cesaropapismo, cioè il fatto che l'imperatore è in qualche modo capo della Chiesa. Perché? Perché l'imperatore nomina il patriarca e il patriarca incorona l'imperatore, un po' come avviene nella Chiesa anglicana. Quindi l'imperatore controlla sostanzialmente la Chiesa scegliendo il patriarca, che poi è abbastanza indipendente, il patriarca può anche spodestare l'imperatore, però insomma c'è un legame stretto. E questo è un elemento importantissimo, c'è un'unità sociale tra le alte gerarchie religiose e le alte gerarchie civili, cioè i capi della Chiesa, quindi i vescovi, i diaconi, eccetera, e i capi dello Stato, quindi il capo del governo, i consiglieri dell'imperatore, che aveva tutto un entourage di consiglieri, venivano dallo stesso gruppo, erano lo stesso gruppo sociale. Erano spesso ruoli interscambiabili. E che cosa connotava questo gruppo sociale? Non tanto l'origine nobiliare, ma la formazione di alto livello letteraria che permetteva loro di accedere alle cariche pubbliche, perché solo con una formazione di alto livello si sapeva scrivere al livello che richiedevano. Vi ricordate che avevo parlato di diglossia, quindi di saper scrivere nel greco classico, si sapevano interpretare le leggi antiche, alcune ancora scritte in latino, poi cominceranno ad essere tradotte in greco, si poteva scrivere trattati religiosi, leggere San Basilio di Cesarea, leggere San Gregorio di Nazianzo, che scrivevano in greco classico. Quindi solo quell'alta formazione retorica permetteva l'accesso alle alte cariche sia religiose che civili. Questo ci porta, faccio solo un salto, a qui.
al fatto che quegli uomini che erano arrivati alle alte cariche dello Stato, dopo aver studiato per tanti anni la cultura classica, insieme a San Gregorio, insieme a San Basilio, insieme ai padri della Chiesa. E si leggeva la cultura classica perché era utile, perché ci insegnava il greco buono. E al tempo stesso perché conteneva tutta una serie di principi etico-morali che erano ancora accettabili anche nel mondo cristiano. Bene, una volta che io mi sono consumato per anni su quelle letture e che quelle letture mi hanno reso parte di un'elite sociale, io divento affezionato a quei testi. E continuavano, non io, insomma, loro continuavano a leggerli, ad amarli, a studiarli, a insegnarli per tutta la vita. Ed era ciò che li metteva in comunicazione, per cui quando si scrivevano, quando si parlavano, quando si confrontavano, spesso citavano i testi antichi, spesso si mandavano, si scambiavano i testi, spesso basavano le proprie disquisizioni, le proprie disputazioni su i riferimenti a testi antichi. L'altro principio è quello dell'utilità, cioè la cultura antica è utile perché mi permette appunto di capire, di interpretare meglio, molti testi, per esempio, persino i romanzi d'amore, insomma, perché i romanzi d'amore ci sono stati trasmessi? Ci mettiamo un bel cappello introduttivo e diciamo che è in realtà, in modo allegorico, la storia dell'anima che mantiene la sua fedeltà e attraverso l'amore raggiunge la conoscenza. Oppure, più semplicemente, è una storia educativa sulla castità, sul vincere ogni tipo di ostacolo per mantenere la fedeltà e sposarsi o mantenere la fedeltà coniugale. Quindi posso leggere anche quelle robe lì in cui poi dentro in realtà c'era di tutto. Platone lo posso leggere perché mi permette di capire meglio poi la filosofia, la teologia dei padri della Chiesa. Tucidide è fondamentale perché le origini della storia greca mi permettono di capire la storia fondamentale, qualsiasi sia, anche se la storia antica, perché è per la formazione del politico. Altri elementi invece, quindi formazione retorica classica per gli alti funzionari, diglossia e poliglossia ne abbiamo parlato, cioè due livelli linguistici che però in realtà erano di più. Ufficialmente appunto c'era un greco classico e il greco parlato dal volgo. In realtà esistevano tanti livelli, cioè c'era chi raggiungeva la competenza di leggere tranquillamente Tucidide. C'era chi raggiungeva un livello di competenza tale da poter leggere i romanzi. Quando si produceva nuova letteratura, perché per 1000 anni è stata prodotta nuova letteratura, si usava un registro linguistico, un livello linguistico, in relazione al pubblico cui ci si voleva rivolgere. Il raffinato intellettuale, quindi l'alto dignitario, godeva nel leggere una letteratura elevatissima, piena di termini particolari, di allusioni a testi antichi che lui aveva letto, perché diceva: ah, guarda, qui c'è l'allusione a questo, no? Era un fattore di orgoglio. Invece un elemento più politico, diciamo, è che l'impero bizantino fu un impero multietnico e multiculturale, perché c'erano greci, ma non solo, c'erano armeni, c'erano varie popolazioni, poi fino all'VIII secolo faceva parte dell'impero bizantino anche la Siria, l'Egitto, quindi era una realtà con tanti popoli. Come si integravano? Si integravano perché erano tutti di fede cristiana ortodossa e rispettavano il diritto romano. C'era tolleranza anche per chi non era di fede cristiana ortodossa, però i bizantini vedevano il mondo come un cerchio, no? Al centro ci siamo noi, che siamo in cima, abbiamo un rapporto diretto con Cristo, il nostro imperatore è la proiezione di Cristo sulla terra e ha un rapporto diretto.
noi che siamo di fede cristiana ortodossa siamo i più vicini al cielo, poi piano piano ci sono gli altri. Allora, ci sono i cristiani non ortodossi, e poi ci sono i monoteisti, e infine ci sono i politeisti. E anche le relazioni diplomatiche erano improntate a questa gerarchia di valori, diciamo. Tuttavia, con gli islamici, per esempio, avevano moltissimi rapporti anche a livello culturale, soprattutto nelle zone di confine. Consideriamo che i confini a Bisanzio cambiavano in continuazione, perché scorrerie, eccetera, cioè erano zone labili, Bisanzio si espanse e si contrasse per tutta la sua storia. E quindi c'erano zone dove l'identità culturale etnica era un fattore molto, molto difficile da capire, e quindi interessanti alcuni romanzi tipo il Digenis Sacritas, ma adesso non faccio un trattato di letteratura bizantina, una conferenza di letteratura bizantina. Vediamo un attimo la storia. Allora, come vi dicevo, il momento che determina il distacco definitivo dell'Impero d'Oriente, quindi la nascita, diciamo, di Bisanzio, come la pensiamo noi, dall'Impero d'Occidente, sono i cosiddetti secoli bui, cioè il VII e l'VIII secolo. È un momento difficilissimo in cui Bisanzio rischia la sua sopravvivenza. Era riuscita a resistere ai barbari, quelli che hanno fatto cadere l'Occidente, perché era molto meglio difendibile, perché aveva un sistema fiscale più equo, perché soprattutto a un certo punto si decise che non si poteva difendere tutto l'impero. Allora, difendiamo la parte che in questo momento è più forte, più coesa e più ricca, e le forze si concentrarono sostanzialmente lì. Nel VII secolo cosa succede? Nasce l'islamismo, e con una forza prorompente pazzesca, dovuta a vari fattori. Gli arabi erano da sempre abituati a far razzie, questo unito a una nuova fede e a una serie di altri motivi, tipo il fatto che le province di Bisanzio, siriaca e egiziana non amavano essere sotto Costantinopoli, perché c'erano controversie religiose tra i monofisiti e il credo ortodosso. Quindi, piuttosto che stare sotto Bisanzio con gli ortodossi, i monofisiti preferirono passare senza praticamente combattere, senza combattere dalla parte degli arabi. Quindi Bisanzio, veramente con questa spinta fortissima, rischiò l'estinzione, e si dovette rafforzare con una nuova struttura militare amministrativa sotto l'imperatore Eraclio. Ci fu nell'VIII secolo poi la crisi iconoclasta, che fu, adesso non mi dilungo sull'iconoclasmo, fu soprattutto una questione politica. Fu soprattutto una questione politica e di potere. E durò a lungo, perché il periodo clou fu tra il 730 e il 787, ma ci furono strascichi fino alla metà del IX secolo. Tutto questo porta naturalmente alla riduzione della vita urbana, la gente scappa dalle città, che sono i posti meno difendibili e dove sono più difficili gli approvvigionamenti, pochissimi insegnanti, abbiamo pochissime notizie e non ci sono praticamente giunti libri da questo periodo. E fu effettivamente anche un periodo di naufragio, perché i libri non vengono copiati, non ci sono scuole, non si va a scuola, si va poco a scuola, i libri non vengono copiati in un momento in cui bisogna combattere, non c'è tanto tempo per l'educazione, e fu appunto un grande naufragio di libri. In questo periodo succede qualcosa. Si diffonde la scrittura minuscola, corsiva. Avevamo detto che la minuscola corsiva in realtà nasce sotto a Roma, nel periodo in cui, da un lato, gli scribi orientali scrivono in due lingue, in latino e in greco, e quindi tendono a fare alcune lettere del greco come il latino, e per velocità si crea una scrittura greco-latina corsiva più o meno simile. Alcune lettere cambiano, qui non c'è una lavagna, quindi non le posso fare. Comunque, alcune lettere cambiano e si diffonde questa scrittura. Però è una scrittura d'uso, una scrittura documentaria d'uso, d'uso privato. Come passa a un certo punto ad essere ufficiale? Perché durante la crisi iconoclasta si comincia a scrivere, e tanto, bisogna difendere le proprie posizioni, bisogna prendersela con gli avversari.
c'è poco supporto scrittorio, in più questi testi sono testi appunto di uso di propaganda, quindi non c'è né il tempo né il denaro per fare quei grandi manoscritti in scrittura ieratica con tanto spreco di carte, in maiuscole, in scrittura lenta che abbiamo visto la volta scorsa e che continuavano ad essere prodotti per le Bibbie, quindi per la scrittura da esposizione. E si comincia a scrivere in corsiva. Alla metà del IX secolo, vedete che le cose coincidono, quando rinasce l'Occidente, era rinato da un po', con Carlo Magno, in realtà era rinato un secolo prima, un secolo dopo rinasce anche l'Oriente, con la cosiddetta di centralmente la Macedonia e la dinastia Macedone, è una dinastia di imperatori, e l'impero si rafforza e si riespande. Questo è l'impero alla metà del IX secolo. Si è espanso nei paesi slavi, cristianizzando gli slavi, ed è riuscito a mantenere sostanzialmente tutta la Turchia più l'Italia meridionale. Ha ovviamente perso l'Italia settentrionale già da lungo tempo. Riprende la produzione letteraria, riprende la scrittura con una serie di personaggi, diciamo, famosi per gli addetti ai lavori di Bisanzio. Sono eruditi e sono i più famosi, sono Fozio, che è quello che vedete lì rappresentato in un'icona perché fu anche patriarca, Leone il filosofo e Areta di Cesarea. Leone il filosofo è coinvolto nella coppia di oltre 100 manoscritti. Lui non li copiava direttamente, ma poneva note sui testi, quindi evidentemente lui leggeva e li annotava. Legato invece a Leone il filosofo è un caso strano, che è quello di 18 manoscritti di opere platoniche e opere matematiche, soprattutto commentari platonici più che testi di Platone, che sono stati tutti copiati da un gruppo di 7 scrivi che si alternavano in modo del tutto schizofrenico, potremmo dire, nel senso che qualcuno scriveva di più, qualcuno scriveva di meno, perché all'interno di questa cerchia di copia c'erano delle mani esperte che facevano di più e delle mani che facevano di meno perché erano, diciamo, di persone meno esperte. Allora, tutto questo ha fatto parlare ad un bizantinista che ha aperto una scuola, che è Guglielmo Cavallo, docente, forse non più, comunque professore emerito alla Sapienza di Roma, di circoli di lettura e di scrittura. Allora, a Bisanzio i testi classici non furono trasmessi dalla copia dei monaci nei monasteri, assolutamente no, ma furono trasmessi da eruditi che, come vedete nel caso di Fozio, occupavano posizioni di altissimo livello, i quali, amando questi testi, non solo li trascrivevano per sé come copie private, ma probabilmente animavano dei circoli o di lettura, come nel caso di Fozio, e quindi di discussione su questi testi, e poi delle specie di scuole dove si formavano i giovani, e i giovani si facevano, allestivano le proprie copie per studiare, ma in questo allestimento si facevano anche nuove edizioni, cioè si confrontavano i testi che si avevano a disposizione e il maestro erudita sceglieva magari le lezioni più corrette, apponeva note storiche, note lessicografiche, note grammaticali e così via. Sia Fozio che Leone il filosofo che Areta di Cesarea devono aver animato questo tipo di circoli nel IX secolo. Leone il filosofo appunto era più legato alla matematica e alla filosofia. Areta, di Fozio non abbiamo note, mentre Areta appunto ne ha notati tantissimo e lui era interessato soprattutto agli oratoria e all'oratoria, diciamo, e un po' alla filosofia. Allora,
Questo è il più antico manoscritto che noi abbiamo della biblioteca di Fozio, perché Fozio aveva accesso alla biblioteca imperiale, alla biblioteca di palazzo e a una presunta biblioteca patriarcale che si suppone esistesse, cioè la biblioteca dei patriarchi, ma di cui non abbiamo testimonianze, cioè nessuno ce ne parla, si suppone che tanti libri siano passati da lì. Che cosa fa? Lui leggeva, prendeva appunti e poi ha composto quest'opera che è, diciamo, un catalogo di tutte le opere dell'antichità che lui ebbe modo di leggere e le riassunse. E ne tirò fuori degli stralci che gli interessavano. La biblioteca è per noi una testimonianza preziosissima perché lui poteva leggere ancora tantissime opere che poi sono andate perdute, tipo Cassiodione integrale, tipo Appiano integrale, tipo Polibio integrale e così via. Cioè lui aveva accesso a tante opere che poi, per vari motivi che vedremo, sono andate perse. Però diciamo nell'autografo ovviamente c'è giunto, anche perché dal IX secolo autografi non arrivano, né tantomeno sue note, quindi questo è solo il manoscritto più antico che abbiamo. Questi invece sono quei manoscritti che vi dicevo della cosiddetta collezione filosofica. Si ipotizza che i volumi della collezione filosofica siano arrivati dall'Egitto, quindi che qualcuno li abbia fatti uscire, li abbia fatti arrivare per i suoi interessi, forse appunto quelli di un personaggio come Leone il filosofo, per propri interessi a Costantinopoli, e poi li abbia messi insieme e li abbia fatti copiare. Vedete qui, non si vede tanto bene, ma c'è un cerchio, quindi questo è un manoscritto di matematica, probabilmente un grido immagino, e qui non me lo sono segnato, comunque non so, forse un commentario a Platone, non lo so. Vedete una scrittura molto fitta, una scrittura minuscola con delle annotazioni marginali che generalmente non sono della stessa mano ma sono di un'altra mano. Qui non si può vedere, ma ci sono dei segnetti che sono riguardati nel testo, le nostre note, no? Non sono numeri ma sono segni per il richiamo. Questi invece sono manoscritti di Areta di Cesareo, questo è il Vaticano greco primo di Platone, le note sono quelle di Areta, e invece questo è un Aristotele. Come vedete il testo, questa è un'edizione sostanzialmente diciamo scolastica di studio, perché il testo grosso è al centro di una scrittura libraria, quindi una scrittura organizzata, che segue dei principi, la scrittura evolverà, la scrittura minuscola evolve a determinate correnti, adesso non faccio un corso di paleografia, quindi comunque una scrittura libraria, tutto intorno al fittissimo apparato di note. E invece qui vi ho ampliato un po', questo è sempre un manoscritto che è appartenuto ad Areta e lo sappiamo da queste note qui che lui mette sotto e che sono nella sua grafia. Poi appunto magari l'anno prossimo, perché non posso, però un altro anno magari farò un corso di paleografia greca, così diventa tutto un po' più chiaro. Questo è il fenomeno contemporaneo di cui vi parlavo, cioè il passaggio ad una minuscola libraria. Il motivo ve l'ho già detto, il luogo dove nasce la minuscola libraria, appunto, quindi la minuscola formalizzata, è un monastero però. Il monastero di Studios a Costantinopoli, guidato da un intellettuale, Teodoro Studita, che copiò molti testi, ma di natura biblica, di natura religiosa. In questo periodo un copista celebre fu Efrem. Efrem è invece autore della copia di tantissimi testi pagani, testi classici. Chi fosse questo personaggio? Dove abbia lavorato? Perché? Per chi? No, lo sappiamo. È soltanto un nome. È soltanto un nome, come vedete lì una copia di Polibio, qui una copia di Tucidide. Questa copia di Tucidide è assolutamente una copia di studio, di lavoro, è una scrittura corsiva terribile da leggere, che chiedono sempre agli esami di paleografia e che in genere più o meno uno impara la tavola a memoria e così riesce a passare gli esami di paleografia, perché è allucinante. Come vedete ci sono delle X, ci sono delle cose che rimandano alle note alfa, beta, gamma, trattino, eccetera, eccetera, ed è tutto abbreviato. Il testo è pure tutto abbreviato. E invece questa è una scrittura
scrittura già più per, vedete, immagini ampi su due colonne, molto organizzata, più per un libro, diciamo, ufficiale, ed è un polibio. Nel frattempo, naturalmente, questa scrittura così formalizzata arriva a livelli molto elevati con la Perschrift, la cosiddetta scrittura perle, perché qui non si vede, ma si formano come degli occhielli, come delle perle. E qui abbiamo uno dei pochissimi manoscritti decorati, che è il famoso Menologio di Basilio II. I menologi erano storie di santi, quindi appunto testi sacri, commissionato da Basilio, con illustrazioni, con oro e miniature su tutte le pagine. E questo invece è un Gregorio di Nazianzo. In genere, appunto, la decorazione dei manoscritti di buona fattura è di questo tipo, è sempre semplice, sono delle porte, vengono chiamate delle porte, non sono delle pie, sono soltanto delle illustrazioni con miniata la, scusate, con miniata la prima lettera, in questo caso un tau. Però vedete, una scrittura che occupa, cioè, poche parole per una pagina di grandi dimensioni, e quindi su buona pergamena, pergamena di buona qualità. Come vi avevo detto, esistevano anche manoscritti di porpora, quindi dove la pergamena era bagnata nella porpora e la scrittura era d'oro. Sono naturalmente Bibbie, testi ufficiali, io non me ne sono mai occupata, non mi sono occupata d'altro, comunque esistono e ci sono tutta una serie di pubblicazioni in merito. L'età d'oro di Bisanzio fu appunto nono, decimo, la prima parte dell'undicesimo secolo. Il dodicesimo, quindi 1100, quando l'Europa cominciava l'epoca comunale, si stava svegliando e tutto, è già un periodo di difficoltà. Di difficoltà perché ci sono problemi dinastici, è il periodo dei Comneni, ma continui colpi di Stato, e quindi, e soprattutto sul fronte militare. Nonostante queste difficoltà, fu un periodo di grandissimi eruditi. Qui vi ho citato tre personaggi che sono alcuni, tre fra gli eruditi più famosi di Costantinopoli, che sono Michele Psello, Giovanni Xirifino ed Eustazio di Tessalonica. Eustazio di Tessalonica è un nome che forse conoscete perché è autore di un commento all'Iliade e all'Odissea, il più grosso commento all'Iliade e all'Odissea prodotto, che ci ha restituito tantissime informazioni degli filologi antichi. Psello invece era un poligrafo, fu consigliere degli imperatori, fu colui che riuscì a far stare al potere un'imperatrice donna, Zoe, ma sostanzialmente governava lui per lei, poi cadde in disgrazia, finì rinchiuso in monastero, perché il monastero era una punizione, in luoghi lontani, poi ritornò, insomma non ebbe una vita facile, e Psello rappresenta proprio il fatto che al potere si arriva anche se non si è nobili. Lui era figlio di gente normale, sua madre fece sacrifici per mandarlo a scuola e poi trovò un benefattore che gli pagò gli studi, visto che aveva questa mente così brillante che a 6 anni sapeva già via da memoria. Sello fu un poligrafo, quindi scrisse la sua opera più importante, una cronografia, una storia di Bisanzio, ma poi scrisse tantissimo di filosofia, opuscoli. Io ho fatto una tesi, quella di triennale, sull'Elogio della Pulce di Michele Psello, in cui però mi è sembrato di vedere un modo per spiegare la filosofia aristotelica pura attraverso una grande metà allegoria, visto che l'Aristotele puro non è che potesse propriamente circolare. Psello fu infatti il maestro di Giovanni Italo, che per aver sostenuto all'università le tesi della filosofia aristotelica, platonica, soprattutto la ripresa di Platone, fu poi allontanato, perché sì, c'era tolleranza e tutto, però fino a un certo punto, cioè i dogmi della Chiesa comunque non dovevano essere messi in discussione, e certe teorie, certe riprese pure della filosofia greca potevano essere, diciamo, pericolose. Rinasce l'università proprio con Sello, con Giovanni Italo, c'è tutta una vivacità, e in questo periodo inizia l'uso della carta, proprio perché comunque i soldi ne circolano un po' di meno e la carta è più conveniente.
204. Nel 204 è la grandissima frattura da cui Bisanzio non si riprenderà più. La quarta crociata, per decisione sostanzialmente dei veneziani, invece di andare a Gerusalemme, andò a Costantinopoli. L'imperatore, per andare a Gerusalemme c'erano due strade, o si passava da Bisanzio o si andava via nave. Passare da Bisanzio, diciamo, era teoricamente più sicuro, però i rapporti tra l'Oriente e l'Occidente non erano così buoni, ci furono dissapori, ma Venezia aveva già deciso che quella crociata sarebbe andata a Costantinopoli, perché gli conveniva mettere Costantinopoli sotto la propria tutela, aveva già colonie un po' ricommerciali, ma così diede, diciamo, il colpo di grazia e costituì il proprio impero. I racconti, le cronache parlano di 15 giorni di messa a ferro e fuoco della città, furono distrutti tantissimi monumenti, tantissime opere d'arte, bruciate biblioteche, i famosi Leoni di San Marco arrivano da lì, erano in realtà nell'ippodromo di Costantinopoli, sono stati portati a Bisanzio, invece la cultura interessava di meno, quindi semplicemente andò persa. Cosa successe? Che a Costantinopoli nasce un impero latino, quindi un imperatore, diciamo, latino, e i bizantini vanno in esilio in tre piccoli imperi: il despotato di Epiro, l'impero di Trebisonda e l'impero di Nicea. Trebisonda è qui sul Mar Nero. L'Epiro è qui e Nicea è abbastanza grosso, l'impero di Nicea stava in Asia Minore. Gli imperatori di Nicea erano i Lascaris ed erano imperatori dotati di notevole cultura che riaprirono delle scuole, una scuola di corte, diciamo, e promossero la ricostruzione di biblioteche, per cui uno dei maestri, che era un esperto di matematica, insomma uno studioso di matematica, venne mandato in giro, un certo Niceforo Blemida, per le zone non sotto l'impero di Nicea, in tutti i monasteri, a recuperare più libri possibili e a farli copiare per ricostruire delle biblioteche per avere libri. Nasce tutto un gruppo di maestri che cominciano a formare la nuova classe dirigente. Nel 1259 Michele VIII Palologo riesce a riprendersi Costantinopoli. Si parla di rinascita paleologa, l'impero ormai è uno sputo, non ha più tutto questo potere, è veramente piccolino, sempre più ridotto nel corso del tempo, per cui alla fine sarà Cipro, Tessalonica, Costantinopoli e poche altre piccole, e il despotato di Morea, cioè il Peloponneso. Quello era tutto ciò che restava dell'impero bizantino. Nonostante fosse così piccolino, fu un periodo culturalmente vivacissimo per un motivo. C'era bisogno di affermare la propria identità, di dire io esisto e che qual è la mia identità, che cosa che mi contraddistingue, la mia cultura, la cultura greca. Quindi rinasce soprattutto la lettura, lo studio, la copia dei libri profani. Qui si vedono molto bene questi circoli eruditi in tre città, Costantinopoli, Tessalonica e Cipro, e si sviluppa la filologia. Si cercano le opere soprattutto dei tragici, dei comici, dei lirici, Pindaro, gli epigrammi antichi, si copiano, si studiano, si fanno edizioni. E questo è il periodo in cui si riscoprono le tragedie perdute di Euripide, per dire. I quattro nomi più famosi di questo periodo sono questo Tommaso Magistro, Demetrio Triclinio, forse qualcuno di voi magari potrebbe averlo sentito nominare, perché si parla di edizioni tricliniarie delle tragedie e delle commedie antiche, aveva tutto un circolo
di studiosi, di lettori, di copisti, di gente che è appunto una piccola scuola probabilmente, hanno copiato tantissimi testi, hanno spesso fatto restauro di testi antichi, quindi abbiamo per esempio un Erodoto del Lorenziano 70.6, che vedremo la prossima volta, che è un manoscritto di X secolo che viene proprio restaurato, quindi si inseriscono le pagine che erano andate perse, le si ricopia da altri volumi, si attaccano pezzettini, si fa un'operazione di recupero filologico del manoscritto. Massimo Pralude. Massimo Pralude è forse noto per la famosa antologia Praludea, perché lui si occupò di tantissimi autori, si occupò anche di grammatica, si occupò di musica, era un monaco, era un intellettuale, era anche un politico. Però in questo periodo nascono degli intellettuali puri. Questi, Demetrio Trichinio, Massimo Pralude, Tommaso Magistro, sono insegnanti intellettuali, non fanno politica, a parte un po' Nicefor Gregora che vedete sotto perché è legato all'imperatore, ma gli altri sono, diciamo, indipendenti. E Massimo Pralude a un certo punto copia un'antologia molto consistente di epigrammi greci, la copia mettendoli insieme da tanti manoscritti che aveva trovato, organizzandoli tematicamente. Nasce la cosiddetta antologia greca, meglio nota come Pranudea, di cui abbiamo il manoscritto autografo, che è il manoscritto marciano greco 481 a Venezia, e questo è tutto quello che si conobbe dell'epigramma greco sino al 1670 e qualcosa, quando riemerse dalle biblioteche del Palatinato di Heidelberg in Germania la cosiddetta antologia palatina, cioè un manoscritto che riportava, arrivato da chissà dove, di epoca bizantina comunque, che riportava un'antologia molto più vasta di epigrammi, buona parte presenti nella Pranudea. L'antologia palatina era costituita da 15 libri, l'antologia greca attuale di 16, perché il sedicesimo sono tutti gli epigrammi presenti nella Pranudea e non presenti nella palatina, che vennero messi in un sedicesimo libro. Questo invece è un classico manoscritto del Circolo di Trifinio, è una copia delle Rane di Aristofane con tutta una serie piccolina di annotazioni sopra. Io ve l'ho detto, sono stata molto, ho parlato anche molto in fretta, sono stata molto più rapida rispetto alla volta scorsa, quindi in realtà ho finito. Ho messo lì quella nota perché mi sono resa conto che nella bibliografia che vi ho dato non ho inserito quel testo, Scholars of Byzantium di Wilson, vi ho messo la edizione italiana, però forse è più facile trovare l'originale inglese, Scholars of Byzantium, la traduzione italiana, come vedete, è di un grande filologo italiano che è Marcello Gigante. Ed è un libro in cui si parla di tutti, della storia, di che cosa hanno scritto, cosa hanno prodotto, di che cosa hanno fatto tutti questi intellettuali di cui vi ho parlato e di come veniva trasmessa la cultura, eccetera. Invece nella lista che vi ho dato, il testo, diciamo, difficile da trovare, però che ha fatto breccia, è quell'articolo di Guglielmo Cavallo intitolato Foglie che fremono sui rami. E quello l'articolo con cui nasce il concetto di circolo di scrittura, e da lì sostanzialmente si fonda la paleografia greca moderna, quindi degli ultimi, diciamo, 30 anni sostanzialmente. Poi ci sono tutta una serie di altri volumi. Cavallo è certamente il nome di riferimento per la bizantinesca Cavallo, e Enrico Maltese, però Enrico Maltese, che è stato mio docente all'università e quindi ha creato qui la scuola di Torino, si è occupato più di letteratura bizantina, quindi di cultura e letteratura, mentre Cavallo di paleografia.